Senta, ma è sempre... Due capanni, sono due suite. Le capannette. Non la riconoscevo, infatti. Vero. Senta, è sempre stato facile restare insieme oppure ci sono state delle crisi da superare? No, non è facile restare insieme, appunto. A parte gli scherzi, è una realtà che non è facile. Per cui ci sono crisi, ci possono essere separazioni. Niente, guarda... Ma questa foto è molto carina. Sì, notare la faccia mia e di mio figlio che è pieni da queste, non volevamo assolutamente farle, e la piccola che vorrebbe essere adottata perché proprio è la cosa più grave di questa foto è il maglione di suo marito, francamente. No, è bellissimo, ma era sponsor, stiamo facendo una marchetta terribile. Ma ecco, una crisi vera che avete superato. Un momento in cui lei ha detto... Una crisi vera c'è stata quando, per esempio, è nata nostra figlia. È stata una crisi non di coppia, una crisi familiare. Insomma, una situazione abbastanza difficile da gestire, perché ho avuto io una crisi esistenziale importantissima. Quindi è stato un momento proprio di rottura che ha comportato un allontanamento, purtroppo, anche da lui. Spesso lo fanno gli uomini, invece è successo a me. A lei? La sofferenza era troppa per... Era troppa da gestire, la prima figlia, avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima. Poi, per una persona, purtroppo, o per fortuna, abituata a cercare di avere sempre il meglio, un figlio con una malattia per una mamma è quanto di più difficile da gestire, ma anche egoisticamente non sono stata in grado di farlo perfetto. Questo è stato per me una cosa che mi ha completamente aperto, cioè mi ha devastato, mi ha squartato dentro e ho dovuto, con un'enorme fatica, ho dovuto abdicare per un parecchio tempo al ruolo di mamma con mia figlia Silvia, e c'è stato parte mia mamma, Paolo, che ha preso in mano la situazione, ed è stato, è un po' un paradosso, perché pensare che lui non avrebbe voluto altri figli e che si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia, che aveva delle enormi difficoltà, ecco, quando superi questo ti rendi conto che tutto il resto, si può vivere in appartamenti separati, ci si può incontrare, ma c'è un legame che va oltre qualsiasi altra dinamica. Abdicare come mamma, che significa? Vuol dire non farcela, vuol dire voler tornare indietro e voler tornare ad essere figlia, vuol dire svegliarsi una mattina in un ospedale con una bambina appena nata che ti hanno portato via perché deve essere operata e dire: oddio, io non ce la faccio, nel senso, cosa devo sperare? Quindi, insomma, no? Sperare di che succeda qualcosa per cui si ricominci tutto da capo non è proprio una cosa meravigliosa per una mamma, no? Lei per anni ha sofferto di attacchi di panico. Sì, ha capito sì. cosa c'era dietro questi attacchi? Sì, c'era quello che ho detto prima. C'era l'aver rifiutato una maternità e non averci fatto mai pace. E io ho smesso di avere gli attacchi di panico quando il secondo mio figlio è venuto, un periodo difficilissimo per me dove non mi alzavo più dal letto. Io ho passato 20 giorni in un letto con mio papà accanto, perché pensavo di non farcela proprio, non volevo vedere figli, non volevo vedere nessuno. Quindi mia madre si occupava dei miei figli, Paolo lavorava e mio padre si è occupato di me. E in quel momento, dopo giorni molto molto difficili, è venuto su il secondo Davide, era piccolino, insomma, ci ha avuto 9 anni, mi ha guardato e mi ha detto: mamma, ma tu muori? E lì mi sono resa conto che dovevo farcela per forza, perché avevo dentro di me, avevo deluso mia figlia, non è, e non potevo deludere anche lui, non potevo abdicare ad essere madre una seconda volta. E a quel punto ho detto: no amore, mamma non muore, e da lì forse sarà stato casuale, sarà stato il farmaco che ha fatto effetto, non lo so, ma ho iniziato a riprendermi. Ha tirato fuori, diciamo, sì, ha trovato attributi, la spinta, sì, quelli ce l'ha sì, comunque sì.